Professore, qui no, non è insomma l'arto di Longobardi, non avete dovuto fare un intervento troppo. No, non è stato un intervento demolitivo, questo è un modello plastico che dimostra il tipo di frattura infra e sindesmosica del perone, parzialmente scomposta, abbiamo ridotto e stabilizzato con una placca e viti di tipo quella che ho in mano in questo momento. L'intervento ha avuto un risultato ottimale, come previsto, e la frattura penso avrà un percorso di guarigione compatibile con un periodo di iniziale di un mese, indispensabile prima di ricominciare una riabilitazione articolare e poi un ritorno al campo e al gioco che prevediamo nello spazio di circa 3 mesi. Per farsi capire, sovrapponibile un po' all'immagine di recupero che tutti conoscono per il giocatore Totti, che ha avuto una frattura non uguale, però insomma di analoga importanza. Quindi il calciatore potrà tornare integro come era prima, anzi ancora più forte, visto che la placca lo proteggerà dai Con la colpi dei battuta duri rispondo più avversari. forte, ma in realtà Cioè. sono sicuro che tornerà a giocare come prima dell'evento. E qui di fianco vediamo la lastra, diciamo, di preparazione, immagino, all'intervento che Sì, avete questa eseguito è oggi. l'immagine proprio chirurgica di controllo post-operatorio, dove si vede chiaramente non più la frattura perché non è più percepibile, ma la stabilizzazione con una placca, 5 viti di bloccaggio della placca e 2 viti libere, che rendono quindi la frattura stabile al 100% e consente di non avere immobilizzazioni, di evitare rigidità e un precoce recupero funzionale. Quanto è durato l'intervento che Poco meno di un'ora. poco meno di un'ora, È un quindi intervento classico. che sia un intervento che richiedeva una cura che usiamo abitualmente e che è stata particolarmente precisa proprio nei confronti anche di un importante atleta. Niente complicanze, per fortuna, Nessuna. giusto? Ok, concludiamo anche ringraziando chi l'ha assistita in questa Beh, l'intervento operazione. chirurgico è stato condotto con l'aiuto del professor Pogliacomi, medico da tanto tempo, col Parma Calcio e anche dello specializzando Enrico Lunini. Questa era l'equipe più l'equipe infermieristica e tutti quanti, che non si raggiunge mai un risultato da soli, ma in equipe. Grazie, grazie anche immagino da tutti i tifosi che stanno aspettando che la sua opera, operazione, possa consentire a Longobardi di tornare più forte di prima nel più breve tempo Grazie a possibile. voi della gentilezza. Grazie.